La verticale è un movimento che mi è sempre piaciuto e ho da sempre provato a fare, però in realtà non mi ci sono mai concentrato particolarmente. Vi dico subito che, siccome ogni tanto ho provato a farla, in questo momento sono arrivato al punto in cui riesco a darmi lo slancio e appoggiare con i piedi al muro, però non riesco minimamente a mantenere l'equilibrio se non fosse per il muro. Ai fini di questo video, per rendere la sfida giusta, ho pensato di ripartire da zero e imparare a darmi lo slancio con l'altro piede. Quindi oggi è sabato 4 aprile, giorno 1 della sfida. Senza perdermi in chiacchiere, vado subito a provare a darmi lo slancio con l'altro piede e vediamo come va. All'inizio ho provato a fare il movimento senza pensarci troppo, ma ho notato che il mio corpo era molto confuso e lo stavo trovando molto difficile, proprio perché ero già abituato a farlo con la gamba opposta. Dopo qualche tentativo, capisco che devo partire ancora più dalle basi e inizio a fare questo esercizio, proprio per abituarmi a spingere con la gamba destra e ad andare in alto con quella sinistra. Dopodiché ho fatto un altro paio di tentativi di slancio, poi ho smesso perché dovevo cenare. Comunque, mi sono dimenticato di dire che considererò completa la sfida quando riuscirò a mantenere la verticale per 10 secondi. Ok, questo è il secondo giorno. Ho iniziato l'allenamento facendo prima lo slancio propedeutico per circa 5 minuti, concentrandomi bene sul movimento, e poi sono passato agli slanci veri e propri. Nel primo giorno ho avuto un attimo di shock, ma oggi mi sentivo abbastanza più coordinato. Visto che adesso mi sto un po' stancando e la performance sta diminuendo, preferisco riposarmi un'oretta. Lascio il mio cervello assimilare le informazioni che ha appena preso e vediamo come va dopo. Ok, è passata circa un'oretta, adesso riproviamo. Oddio, ce l'ho fatta! Aspetta, no, ma mi sa che l'ho fatto col piede. Non so se l'ho fatto col piede giusto. Che ho ricontrollato sul video e l'ho fatto con il piede giusto. Come avete visto, aspettare un po' di tempo a riposarmi ha dato i suoi frutti. Adesso ci riprovo. Ho sicuramente ancora qualche incertezza, però ci sono dei progressi. Adesso ci provo ancora un altro po' e per oggi direi che basta. Bene, questo è il quarto giorno. Ieri ho provato a fare qualcosa, ma siccome sentivo le spalle molto indolenzite, ho preferito riposarmi. Noto dei piccoli miglioramenti, anche se non troppo. Un obiettivo che mi voglio porre per questa fase è quello di raggiungere un minimo di 20 slanci corretti al giorno. Per slanci corretti intendo qualsiasi slancio che mi permette di toccare con i talloni il muro e di rimanere un paio di secondi appoggiato. 20 è un valore che ho scelto io personalmente, mi sembra il giusto numero che mi permetta una buona quantità di pratica senza però affaticarmi troppo. Il quinto giorno, dopo aver fatto i 20 slanci, ho deciso che non mi sarei più concentrato sulla quantità di slanci, ma sulla qualità. Quindi a ogni slancio cercherò di dare la priorità sul rimanere più tempo possibile in equilibrio. Ho fatto i miei 20 slanci corretti del giorno. Oggi mi sono messo le scarpe perché mi sono reso conto che il costante sbattere coi piedi a terra dallo slancio me li ha fatti diventare molto sensibili. Infatti, ieri mi sono schiacciato un dito mentre sistemavo il cavalletto e mi sono fatto malissimo. Aia, con niente mi sono fatto male. Bene, ragazzi, oggi è l'ottavo giorno, quindi è Pasqua. In questi ultimi 2 giorni mi sono allenato, però non stavo notando un progresso nei risultati. Mi sono reso conto che non stavo dando minimamente importanza alle dita. Se ci pensate, quando stiamo in piedi normalmente, il piede e le dita dei piedi hanno un ruolo fondamentale nel mantenere l'equilibrio. Infatti, quando tendiamo a oscillare, loro si contraggono e ci ristabilizzano. Mentre finora mi stavo solo concentrando sul contrarre l'addome e i glutei per rimanere in equilibrio. Perfetto ragazzi, so che magari dal video non si nota molto, però adesso che mi sto concentrando sulle dita ho un controllo incredibile rispetto a prima. Praticamente ho provato ad appoggiare i piedi al muro e poi con le dita facendo questo movimento spingermi lontano. Oltre a utilizzare le mani devo anche utilizzare la spinta delle spalle e la stabilizzazione del bacino. Adesso che conosco questi tre elementi credo che devo solo imparare a coordinarli tutti e tre, dopodiché sarò in grado tranquillamente di mantenere la verticale per 10 secondi. Ieri, anche se ci sono stati dei progressi dal punto di vista, diciamo, mentale su come affronto il movimento, fisicamente stavo stanco, quindi non riuscivo a coordinare minimamente l'addome e il bacino, quindi ho deciso di smetterla là. Al primo tentativo succede questo. Sono riuscito a mantenere la verticale per circa 5 secondi, sono contentissimo di questo. Detto ciò, non mi devo troppo distrarre,
perché è vero che c'è stato un grande progresso in questo momento, però in realtà considererò effettivamente il progresso nel momento in cui riuscirò a mantenere 5 secondi di verticale ogni volta. Ecco, appunto, adesso non sono neanche in grado di stare un secondo, quindi... Ok, so che può sembrare una cosa stupida, però in questo momento il fatto di aver fatto una volta una tenuta da 5 secondi e il fatto di non riuscire a rifarla adesso, neanche per 2-3 secondi, è una cosa che mi sta frustrando abbastanza. Preferisco prendermi una pausa, perché adesso sento solo che sto sprecando energie senza pensare a quello che sto facendo. Non so se avete mai visto il terzo film della trilogia di Batman, ma lui non è riuscito mai a scalare il pozzo e scappare dalla prigione mentre aveva ancora la fune di sicurezza. Ci è riuscito solo quando non ce l'aveva. Quindi, seguendo lo stesso ragionamento, probabilmente il fatto di avere il muro mi sta un attimino facendo rallentare nei risultati. Quindi adesso proverò a farla senza muro e vediamo come va. Nonostante delle incertezze iniziali, dopo qualche tentativo trovo il mio punto di equilibrio e riesco a fare diverse tenute da circa 4-5 secondi, anche se alternate a parecchie cadute. L'errore più lampante che faccio, comunque, è quello di non mantenere dritte le gambe. Credo che questo sia una conseguenza di quando cercavo il muro con i piedi. Cerco di correggere questo errore, ma quando sono a testa in giù non riesco minimamente a orientarmi, e infatti nella maggior parte dei tentativi cado in avanti. Probabilmente se fossi riuscito a mantenere le gambe dritte, sarei riuscito a mantenere la verticale per 10 secondi, il 13° giorno. Ok, siccome mi sta seriamente iniziando a fare male la testa... Oh, che cosa? Siccome mi sta veramente iniziando a far male la testa, provo altre 3 cadute e dopodiché basta, ci riprovo domani. Facciamo un'altra sola caduta. Oggi in realtà credo sia stato il giorno in cui ho fatto più progressi, anche se non sembra. Sono riuscito, credo, 2-3 volte a mantenere una verticale per 6 secondi. Comunque adesso uno spotter mi farebbe veramente comodo, perché ho realizzato quanto il muro in realtà mi abbia fatto pensare al movimento in maniera sbagliata. Però, siccome non ne ho, ci arrangiamo. Il giorno dopo ero convinto che sarei riuscito ad arrivare ai 10 secondi. Dopo questo primo tentativo accettabile, però, la situazione è solo peggiorata. Mi sto un sacco innervosendo oggi, perché non riesco veramente a rimanere in piedi. Dopo aver passato 2 ore ad allenarmi e vedere la performance peggiorare sempre di più, non ci ho visto più e ho iniziato veramente ad alterarmi. Provo a darmi una calmata, ci riprovo, però purtroppo niente da fare. Ok, almeno oggi ho imparato a cadere e non mi sto facendo tanto male, però mi sto nervosando ancora di più rispetto a ieri, perché non lo so, cioè non riesco più a fare il movimento e non riesco a capire il motivo. L'errore più grave che ho commesso il 14° giorno non è stato tanto nella tecnica quanto nel fatto di pensare di più a fare il video che al progresso in sé. Volevo per forza finire il video in quel giorno per poi caricarlo sul canale. Questo non mi ha fatto rendere conto di quanto il mio corpo fosse stanco e avesse bisogno di una pausa. Infatti nei 2 giorni seguenti ho fatto uno stop totale della verticale e intanto, vedendo qualche tutorial, ho pensato a come poter migliorare la tecnica. Dato che il mio errore fondamentale è il fatto che le gambe vanno oltre il mio punto di equilibrio, ho introdotto anche la verticale di faccia verso il muro. Un'altra cosa su cui mi sono concentrato è stata quella di portare le gambe una alla volta sopra durante lo slancio. Dopo aver preso un altro giorno di pausa, il 18° giorno mi alleno e, dopo qualche tentativo, riesco a tenere la verticale per 8 secondi. In realtà ero sicuro che fossi arrivato a 10 secondi. Infatti, dopo aver visto il video, sono rimasto abbastanza deluso. Decido quindi di smettere, prendermi un altro giorno di pausa e poi il 20° giorno riprovare. Dopo un tentativo in cui quasi mi rompo una caviglia,
Ci riprovo. In realtà in questo caso non mi rendo assolutamente conto che fossi arrivata a 10 secondi e me ne accorgo solo quando rivedo la registrazione. Voglio concludere dicendo perché secondo me sono riuscita ad arrivare a 10 secondi in relativamente poco tempo. Credo che il fattore principale sia stato il fatto che avevo già un livello di forza adeguato. Questo mi ha permesso sia di concentrarmi sullo schema motorio del movimento e mi ha anche dato più spazio di manovra per compensare eventuali perdite di equilibrio durante il movimento. Se avessi anche dovuto costruire la forza da zero, sicuramente ci avrei messo molto più tempo. Infatti ho diversi amici che, anche se sono molto più coordinati di me e hanno molto più controllo del loro corpo, sono bloccati sulla verticale proprio perché gli manca la forza. La vera svolta nei progressi, comunque, c'è stata nel momento in cui ho dato una vera importanza a prendermi una pausa e soprattutto quando, prima di ogni slancio, ripercorrevo nella mente le parti del corpo che si dovevano attivare. Nel mio caso pensavo a mettere le mani a terra, spingere con la gamba destra, contemporaneamente slanciare la sinistra, attivare le dita, poi far salire la gamba destra, spostare lo sguardo in basso, dopodiché riattivare le dita e contrarre addome e gambe. Ho comunque fatto un sacco di errori durante l'allenamento. Sicuramente se avessi avuto un coach esperto di verticalismo al mio fianco, sarei riuscito a raggiungere i 10 secondi e molto più velocemente. Sono cosciente del fatto che anche se ho raggiunto i 10 secondi, la mia verticale è lontanissima da essere considerata buona. A proposito, se sapete fare la verticale e avete dei consigli su come io possa migliorare, scriveteli nei commenti. Mi sono divertito abbastanza a fare questo video, quindi sicuramente ne farò altri del genere. Se non ve li volete perdere, iscrivetevi. Per oggi comunque il video finisce qua. Ci vediamo alla prossima. Ciao!